Ciao a tutti amici di V-Surprise TV, eccomi tornato con un altro video dedicato sempre ai fidget spinner. Questa volta vi farò vedere tutta la mia collezione di fidget spinner e fidget in generale, cioè ovvero tutti gli antistress che ho, e poi faccio vedere questo acquisto barra collaborazione da Banggood. Iniziamo! Comincio col mostrarvi questo fidget spinner da 20 dollari, ovvero che costa all'incirca, detto con gli euro, 17 euro. È uno dei fidget più costosi che si possono trovare all'interno dei siti cinesi. Ovviamente questi siti cinesi, tra cui Banggood, sono affidabili, altrimenti non ve ne parlerei all'interno di un video. E questo è un fidget spinner molto molto particolare. Potete acquistarlo all'interno del sito in varie colorazioni. Io l'ho preso blu metallizzato perché mi piaceva molto, ma se no, arriva sempre all'interno delle custodie. Questa è una cosa che mi piace tantissima. Poi nel momento in cui andate nel sito, che trovate il link in descrizione, e poi vedo di mettere anche il link tra i commenti per poter accedervi in maniera più semplice, trovate questo fidget spinner da 20 dollari che è molto molto particolare. Questo fidget spinner, in poche parole, è per tutte quelle persone che vogliono un fidget spinner un po' più professionale, un po' più particolare, e potete trovarlo all'interno del sito in varie colorazioni. Come vi ho detto, io l'ho preso blu metallizzato, ha una forma particolare, e lo trovate anche, se non sbaglio, grigio, nero, bianco e rosso, tutti colori molto molto belli, ma a me piace molto di più il blu metallizzato. Ha una forma molto particolare, andiamola a descrivere brevemente. In poche parole, è un fidget spinner molto molto pesante, da come potete vedere, quindi è molto pesante, è molto compatto, quindi la qualità non si discute. È un fidget spinner che è formato da 4 punte, da come potete vedere, sia così così così, ha ben 4 punte, ha il bottoncino sempre per girare il fidget spinner, però è leggermente concavo, quindi non è piatto, e ha all'esterno questa catena che sembra la catena quasi che sembra la catena delle biciclette, che servono ad innescare un meccanismo particolare. Infatti, se voi vedete, guardate, potete girare la catena esterna e vedete tutto il meccanismo interno che si muove. Guardate, molto molto particolare e molto molto bello. Credo che sia uno dei fidget spinner più particolari e più belli che abbia mai visto. Ovviamente molto molto costoso, perché costa 20 dollari che sono 17 euro, però comunque alla fine avete un prodotto che non tutti hanno, anche perché in edicola non si trovano di questi fidget spinner, e forse neanche dai cinesi. Andiamolo a far girare, vi faccio vedere che il meccanismo, una volta che girate questo, il meccanismo esterno girerà anche, quindi si sentirà un rumore abbastanza metallico e particolare, proprio come quando la bicicletta si aziona. Sentite? Molto molto bello e particolare. Non avevo mai visto un fidget spinner di questa forma, e appena mi hanno chiesto la collaborazione l'ho preso subito. Vi ricordo di controllare spesso il sito attraverso il link che vi darò all'interno, se siete interessati a questo fidget spinner, perché non sempre a 20 dollari. Alcune volte lo scontano a 14 dollari, questo diventa ancora più competitivo e ancora molto più accessibile, e questo non può mancare all'interno della vostra collezione di fidget spinner, perché è davvero molto molto bello. A me, almeno a me, piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi, e nel momento in cui lo compriate ne sarete soddisfatti pienamente. Ora proviamo come sempre quanto dura in velocità. E qui vi faccio vedere tutta la mia collezione di fidget spinner. Start! Via!
Il fidget spinner ha finito di girare completamente per 5 minuti, quindi credo che sia abbastanza un record. Questo è uno dei fidget spinner in assoluto tra la mia collezione che abbia battuto un record così, quasi da arrivare a 5 minuti. Veramente molto molto bello, e fatemi sapere se anche voi avete intenzione di acquistarlo o solamente se vi piace o no. Andiamo con tutta l'altra collezione che vi mostrerò. Prima vi faccio vedere un fidget spinner che non ho mai mostrato in video. L'ho comprato dai cinesi su Amazon, comunque lo potete trovare a pochissimo prezzo. È molto molto colorato, da come potete vedere ha questo effetto arcobaleno, insomma questa sfumatura di colori, è di metallo ovviamente, proprio come quello. È molto molto pesante, è a tre punte e vediamo come gira. Molto molto bello, costa poco ed è molto pesante. Poi quando gira, guardate gli effetti di colori che fa. Credo che sia uno dei miei preferiti, soprattutto per il colore, per la pesantezza, per la qualità con cui è fatta. Quello dorato, dorato, molto molto bello, di plastica ma metallizzato comunque. Dorato e silver sono uno dei miei preferiti all'interno come colori dei fidget spinner. Poi ho questo blu, molto molto bello, i colori sono davvero bellissimi, questi metallizzati sembrano quasi metallo ma non lo sono, però sono fatti molto molto bene. Questo viola. Poi questo viola, alcuni di questi mi sono stati inviati da alcune aziende, non tutti comunque. Poi questo, se vi ricordate, ho fatto la recensione, una delle prime recensioni dei fidget spinner, la seconda, ed è dorato come questo, ma un po' diverso insomma esteticamente. Questo silver, ovvero argento, uno dei miei preferiti, i colori metallizzati sono molto molto facili che si graffiano, si rovinino. Poi ho il fidget cube, da come potete aver visto in una recensione, bottoncini, tutti gli effetti qui comunque che non sto a rispiegare, e questo è il mio fidget cube. Poi questo con le luci di plastica a tre punte, molto molto bello, con la luce accesa. Le luci che fa non si vedono benissimo, ma quando si è al buio, magari vi metto a fine video un qualcosa, un piccolo video, è veramente molto molto particolare e bello. Poi c'è questo, che non so se vi ho fatto vedere, di colore verde, che comunque gira come un fidget normale, anche se non gira tantissimo, però la particolarità è che se lo vuoi con le luci accese basta sbattere e comunque le luci si vedono. Però comunque a fine video credo di mettere un qualcosa per rendere l'idea che quando girano sono veramente molto molto belli. Ancora fidget spinner particolari, questo in metallo dorato, molto leggero e molto semplice, traforato all'interno ma mi piace abbastanza, gira non tantissimo ma gira comunque, è davvero molto molto bello. Poi questo, se ve lo ricordate, in un'altra recensione, molto molto bello, questo proprio lo amo alla follia, e ha dei pesetti a posto dei cuscinetti e gira come una trottola, davvero molto bello. Poi quando gira tutti gli effetti di colore, questo a forma di Batman, pipistrello, come volete chiamarlo, lo chiamate, molto semplice, gira molto poco perché è fatto da pochi cuscinetti, comunque molto molto bello, semplice, hanno un po' tutti e soprattutto poco costoso. Fidget spinner da edicola, così a random, il primo fidget spinner officina edicola, poi questo preso dai cinesi con i pesi a 5 punte, anche questo gira bene ma non gira tantissimo. Ho questi che si trovano all'interno di un contenitore e sono molto molto belli e particolari. Perché voi dite? Perché sono piccolissimi e girano molto molto velocemente. Li esco tutti dalla scatola e sentite il rumore, è quasi senza rumore, molto molto silenzioso. Questo mi piace perché si illumina al buio.
sono molto molto silenziosi e soprattutto sono piccolissimi, quindi adatti per chi vuole una collezione un po' più variegata. Poi questo, molto molto interessante anche questo per via della forma, sempre con i pesi. Poi questo bianco, poi questo verde, questi sono un po' quelli normali, poi questo con la bandiera, non so più dove metterli, poi questo blu metallizzato, poi ho questo arancione trasparente, molto molto carino, questo bianco dei cinesi, un po' rumoroso. Sono tutti dedicati ai bambini comunque più piccoli, che hanno le mani piccole, girano abbastanza bene. Guardate, il tavolo si riempie arancione, giallo, e il mio preferito ovviamente è questo che si accende al buio. Sono particolari perché sono molto... Un fidget spinner che dura più di 3 minuti, potete trovare come sempre la recensione. In questo momento ve li mostro tutti così di fila. Poi questo nero con un rumore molto molto particolare. E questi sono tutti i miei fidget spinner che nel corso del tempo ho acquistato, collezionato. Credo che all'interno ci siano più di 100, di 150 euro di fidget spinner in generale. Ora vi faccio vedere con una panoramica un po' più particolare tutti. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito, qual è quello che già avete, quale vorreste comprare. Più di 150 euro abbondanti di fidget spinner di qualità. Poi mi piace soprattutto questo, preso da Banggood, molto molto particolare. Secondo me questo merita davvero tantissimo un posto nella nostra collezione di fidget spinner. Sempre particolarissimo, ha questo effetto. E questo gira tantissimo, è di plastica, ma le luci fanno un bellissimo effetto. Questo, normale fidget spinner di plastica, sbatti, sbatti, accendi tutte le luci una volta che gira, gira pochissimo, gira lentissimamente, però comunque fa sempre un bellissimo effetto di luce. Vi consiglio di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale se volete e di condividere il video con tutti i vostri amici se vi è piaciuto. Ciao a tutti e alla prossima da Be Surprised TV.